Il bambino è morto. Respira per qualche istante. Poi non respira più. Il bambino è morto. Il bambino è morto. Il bambino è morto. Si spezzerà il cuore. Mio Dio, desiderava tanto un figlio, dopo tanti anni. Che cosa posso dirle? Cosa le dirò? Potrebbe adottare un bambino. Ne voleva uno suo. Se permette, oserei dire che c'è perfino una somiglianza. Approfitti di questa occasione. A sua moglie non dica niente. Non è necessario. Non esiste nessun parente. Nessuno. La madre è morta quando è morto vostro figlio. Nello stesso momento. Sì, è vero, potrebbe essere nostro, ma... In questa notte benedetta, signor Thorn, Dio le ha dato un figlio. Buongiorno. Buongiorno, come va? Bene. Come mai vieni a casa così presto? Sono venuto a fare i bagagli, tesoro. Cosa? Non abbiamo tempo da perdere, si parte domattina. Buongiorno, Carlo. Buongiorno, signore. Tenga, posso... Carlo. Oh. Ma per dove si parte? Si parte per Londra. Devi accompagnare l'ambasciatore alla corte di San Giacomo. E
io che c'entro? Lo hai sposato, a quanto pare. Che ho fatto? Beh, si tratta di me, ma mi hanno nominato ambasciatore in Gran Bretagna. Ho già detto di sì, me ne sono innamorata subito, allora. Veramente mi sembra un po' troppo. Beh, niente troppo per la moglie del futuro presidente degli Stati Uniti. Oh, complimenti per il programma. Vieni, non hai ancora visto niente. E questa qui la chiamano la sua stanza di giorno. Ah, stanza di giorno. E allora? Che te ne pare fino adesso? Ah, bello. Bisognerà metterci un po' di libri per scaldarla un po', intimità. Renderla un po' più intima. Ha qualcosa in mente, signor ambasciatore? Pensavo che potremmo dare un'occhiata di sopra, eh? Beh, non ci sono mobili neppure lì. Oh. Sai, forse saresti troppo sexy per la Casa Bianca. Tanto da dirci. Dici, da quando in qua due vecchi compagni di università non hanno molto da dirsi? Da quando uno di loro ha assunto il gravoso onere della presidenza. Porta i miei saluti alla First Lady. Farò del mio meglio. Perché non cambi idea? E non parti insieme a me? No, è meglio che resti qui a gingillarmi con te. Ma dov'è? Era dietro di noi. Damien? Damien? Damien! 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 Robert, non sei mai! Damien! Damien, non devi farlo mai più, mai più! Su, non piangi. Su. Cos'è? Hai già finito? È rimasto un rullino per l'incoronazione. Che vuoi dire? Più che l'erede dei miliardi dei Thorn, quel moccioso sembra l'erede al trono inglese. Un mostro, papà. Sorridi, no? Ecco, ferma lì. Sorridi. Ecco. Dai, sorriso, avanti.
Grazie. Una per favore, sì. Grazie. Holly? Vuole che lo porti là? No, no, ce lo porto io. Andiamo. Adesso la mamma ti sceglie un bel cavallino. Fermo! Da bacio. Attento! Reggiti forte! Daniel! Ciao! Guardami! È la mia mamma. Ormai sono qua su! Daniel! Ti voglio bene! Guarda la tata! Guarda mamma! Guardami, Damien! È soltanto per te! Oh mio Dio! Buongiorno, signor ambasciatore. Qualcosa da dire? No, niente. Oggi c'è un articolo sul suicidio della vostra bambinaia che dice che ha lasciato scritto qualcosa. È vero? Non è vero. Signor ambasciatore, sapeva che faceva uso di droga? Permette? Signor Thorne, faceva uso di droga? Che io sappia, no. Signor ambasciatore, l'articolo dice che la sua... Non mi interessa quello che dice l'articolo. Mi scusi. Mi dispiace. La prego, le farò rifondere subito i danni. Non fa niente, non si preoccupi. Si ricordi che lei è mio debitore. Andiamo? Ok, ora fuori. Sì? C'è un certo padre Brennan che vuole vederla. Chi? Un prete di nome Brennan, viene da Roma. Dice che si tratta di una questione personale urgente. Mai sentito nominare. Dice che ne avrà per un minuto e a proposito di un ospedale. Vorrà un'oblazione. Va bene, faccia passare. Non credevo che avesse il cuore così tenero. E quel viaggio in Jugoslavia, perché lo vuoi rimandare? No, questioni personali, Tom, è che ora non me la sento di allontanarmi da casa. Dica, padre. Non abbiamo molto tempo. Deve ascoltare quello che ho da dirle. Va bene, che cos'è? Deve riconoscere in Cristo il suo Salvatore. E adesso lo deve fare.
Mi perdoni, padre. Non aveva detto che doveva parlarmi di una urgente questione personale. Deve fare la comunione, mangiare il corpo di Cristo e bere il suo sangue. Potrà sconfiggere il figlio del diavolo solo se Cristo è dentro di lei. Ha ucciso una volta e ucciderà di nuovo. Ucciderà finché tutto ciò che le appartiene non sarà suo. Padre, solo con Cristo può combatterlo. Riceve il Signore Gesù. Gesù è buono. Ho chiuso a chiave, signor Thorne. Sì? Vuole mandare qui una delle guardie, per favore? La prego, signor Thorne, senta, ascolti quello che devo dirle. Signor ambasciatore? Ero in quell'ospedale, signor Thorne, la notte in cui nacque suo figlio. Ero presente al parto. Signore? La prego. Va bene. Un momento. Che cosa vuole? Salvarla, signor Thorne. E Cristo potrà perdonarmi. Che cosa sa di mio figlio? Io so tutto. Cosa vuol dire? Io vidi la madre. Vide mia moglie. Ho detto la madre. Lei sta parlando di mia moglie. La madre, signor Thorne. Lei vuole ricattarmi. E va bene, allora parli. Che cos'è che sta cercando la di madre? Era uno scoccello. Tutto bene, signore? Ero preoccupata, signor Thorne. La porta era chiusa a chiave. Accompagni questo signore fuori di qui. Ok, venga. Riceva Cristo ogni giorno, se vuole salvarsi. Fuori dall'ambasciata. Bene, venga, padre. Padre? Grazie. Avanti. Scusatemi. Sì, signor Hort. La signora Baylock è qui. Dice che è la nuova governante. Beh, è già qualcosa. La faccio entrare. Si accomodi, prego. L'ambasciatore è la signora Thorne. Piacere. Buongiorno. Io so che è un momento difficile per voi, quindi sarò più discreta possibile. Farò in modo di togliervi qualche dispiacere e qualche fastidio. Aiuteremo il vostro bambino a dimenticare. Purtroppo, signore, alcune bambinaie giovani hanno nostalgia di casa e hanno problemi col fidanzato. Queste cose io le ho superate tanto tempo fa. Bene, e ora se posso vedere il bambino? Beh, sì, certo. È di sopra, ora la compagno. Senta, perché non ci lascia un po' soli all'inizio? Così ci conosciamo a nostro modo. Sa, con la gente nuova è timido e... Non sarà timido con me. Oh, beh, io non credo... Credo che si possa fare. Bene,
Proviamo allora. D'accordo. Signora Orton, da questa parte, signora Baylock. Scusatemi. Ti piace? Sembra a posto. Dove l'hai trovata? Dove l'ho trovata? Sì. Io non l'ho trovata, credevo l'avessi trovata tu. Prego, dietro quell'angolo e a destra, è la porta in fondo. Grazie. Le arriverà sulla roba tra un momento. Grazie. Signora Bello? Sì, signora. Mi dispiace, siamo un po' confusi. Come mai? Beh, chi è che l'ha mandata qui? Oh, signora, l'agenzia. L'agenzia? Sì, hanno saputo evidentemente della morte della precedente governante, così ne hanno mandato un'altra. Ah, è così. Telefonerò per controllare. Oh, mi scusi. Ecco le mie referenze. Bene, grazie mille. Bene, se posso vedere il bambino ora? Ma sì, certo. D'accordo. Grazie. Devi avere nessun timore. Sono qui per proteggerti. Tra un momento, Orton. Bene, signore. Arrivo! Signora Baylock! Signora Baylock! Dov'è Damien? Se non le dispiace, signora, penso che lui preferisca andare al parco. Al parco? Le avevo detto che veniva con noi. È troppo piccolo per andare in chiesa, darà fastidio. Signora Baylock, sembra che lei non voglia capire. Sia io che mio marito desideriamo che Damien venga con noi in chiesa. Katie! Vengo tra un minuto! Ora, per piacere, lo veste immediatamente. Beh, mi scusi, signora, se le parlo francamente, ma lei è convinta che un bambino di 5 anni riesca a capire lo svolgimento di un matrimonio episcopale? Vuole vestire mio figlio e portarlo alla macchina entro 5 minuti. La ringrazio molto. Che ti prende, Debbie? Oh, è solo una chiesa. Tutto qui. Che ti prende? Robert. Cosa c'è? Sembra, non lo so, sembra terrorizzato. Non sta bene. Non so, è solo che sta tremando tutto. Ambasciatore, benvenuto, signore. Buongiorno.
Davvero non vuoi che chiami il dottore? No, no, è solo qualche livido, domattina starò bene. No, parlavo di Damien. No, no, sta bene ora. Dorme profondamente. Oh, solo per farlo visitare. Senti, ma sta benissimo, lo sai. Non è mai stato un giorno ammalato. No, non lo è mai stato, è vero. Non ti sembra un po' strano? Trovi? Non ha mai avuto le normali malattie dei bambini, neanche un po' di tosse, un raffreddore. E allora? Penso solo che sia una cosa insolita. Senti, è perfettamente sano e basta. Insomma, non abbiamo alcun motivo di preoccuparci per lui. Non è malato fisicamente, né in altri sensi. Ha avuto solo un brutto momento. Sai com'è, uno spavento. Sì? Signora, io vado via. Desidera qualcosa? No, niente, grazie. Buonanotte. Una brutta giornata come questa va solo chiusa. Andiamo a dormire. Ti raggiungo subito. È buono ora. Il signore è il padrone di casa. Cos'è questa storia? Cosa? Il cane. Bello, vero? L'abbiamo trovato qui fuori. Chi le ha dato il permesso di portare un cane in casa? Ho pensato fosse utile come cane da guardia, signore. E Damien lo adora. Le ha fatto paura, vero, signore? Sì. Beh, ha visto com'è utile, come cane da guardia, parlo. Durante i suoi lunghi viaggi credo che gli sarà grato, signore. Signora Baylock, vede, a noi non serve un cane. E se servisse, ne prenderò uno di mia scelta. Damien si è già molto affezionato a lui, signore. Domattina lei chiamerà la protezione animali. Gli dirà di ritirare il cane pregandoli di trovargli un'altra casa. Sono stato chiaro? Sì, sì. Andiamo. Benvenuti allo Windsor Safari Park. Mamma, questa sarà una giornata tanto bella. Sì, vero? Tanto, ma ora tira sul finestrino. Mamma, lo devo alzare tutto, tutto, tutto. Sì, tiralo su tutto. Quando attraversate la zona degli animali, siete pregati di tenere tutti i finestrini chiusi. Vieni. Grazie. Un attimo. Thank you.
andiamo a vedere le scimmie, ok? Buongiorno, Orton. Buongiorno, signore. Animali pericolosi. Tenete tutti i finestrini delle macchine chiusi. Tenete tutti i finestrini chiusi. I babbuini sono animali pericolosi. Stai bene, Katie? Sì. Sei così silenziosa stasera. Sono un po' stanca. Scusa. Damien sta bene? Oh, sì. Sicuro? Sì. Se ci fosse qualcosa che non va, tu me lo diresti, non è vero? Qualcosa che non va. Che può avere che non va a nostro figlio? Non gli manca niente, noi siamo felici. C'è qualcosa che ti preoccupa, vero? Katie, è così grave? Robert, io voglio... Devo andare da uno psichiatra. Ho dei... timori, ho tanti timori. Ma che genere di timori? Che genere? Oh, se te lo dicessi, mi faresti rinchiudere. Katie, io ti amo, ti amo. Oh, allora aiutami. Portami da un dottore. Lo farò. Certo che lo farò. Bravissimo, ben fatto. Il tuo capitano che fa? Hai perso la scommessa. Proprio così, 27 a 3. Già, mi devi 3 sterline. Credevo fossero 2. C'è l'inflazione, non te l'hanno detto, vecchio mio. Congratulazioni. Bravissimo, George. Molto bravo. È stata una bella partita. Robert, perché non vai a prenderti un drink con i ragazzi? Io mi assicuro che tutto è in ok. Domani, l'aspetto alle 2:30, Bishop's Park. Pochi minuti e poi non mi rivedrà più. Sua moglie è in pericolo. Morirà se lei non viene.
Grazie di nuovo. Coraggio adesso, dica quello che deve dire. Quando i giudei ritornano a Sion e una cometa sfreccia in cielo, il sacro romano impero risorge e allora tu e io moriremo. Dal mare eterno egli sorge, creando eserciti su ambedue le sponde, mettendo l'uomo contro suo fratello, finché gli uomini non esistono più. È ispirata l'Apocalisse che ha predetto tutto. Non sono venuto qui per ascoltare un sermone. È per mezzo di sembianze umane che egli totalmente possiede che Satana scatenerà la sua ultima e formidabile offensiva. Lei ha detto che mia moglie... Vada alla città di Megiddo, nella grande valle di Esdraelon. E là vada a vedere il vecchio Bugenegen. Lui solo può dirle come il bambino deve morire. Senta, lei non... Chi non sarà salvato dall'agnello sarà dilaniato dalla bestia. Vuole smetterla? Io sono qui perché lei ha detto che mia moglie è in pericolo. È incinta. Si sbaglia, non dica sciocchezze. Lui non permetterà che nasca il bambino. Lo ucciderà mentre dorme nel grembo della madre. In nome di Dio, vuole dirmi di che cosa parla? Suo figlio, signor Thorn. Il figlio del diavolo. Egli ucciderà il suo bambino non nato. Poi ucciderà sua moglie. E quando sarà sicuro di ereditare tutto ciò che lei ha, allora, signor Thorn, ucciderà anche lei. Basta adesso! E con la sua ricchezza e il suo potere, egli fonderà il suo regno impostore qui in terra, ricevendo potenza direttamente da Satana. Lui deve morire, signor Thorn. Mi aveva chiesto solo pochi minuti. Ne ha avuti anche troppi, padre. Vada alla città di Megiddo e veda Bugenegen prima che sia tardi. Ora che l'ho ascoltata, voglio che lei ascolti me. Non la voglio rivedere mai più. Mi rivedrà all'inferno, signor Thorn. Là condivideremo la nostra condanna.
cosa succede? Questo chiasso non lo sopporto. Oh, non è così terribile. Buongiorno, Damien. Buongiorno, papà. Che facciamo? Prendimi le mani. Bene. Signora Baylock! Sì, signora. Lo porta via di qui, per favore. Ma sta solo giocando. Vuole portarlo via da qui, per favore! Sì, subito. Vieni, Damien. Mi scusi, signora. Tesoro, io non so che cosa mi succede. È solo che mi sembra di non... Non lo so. Katie, io ti amo. Sei il dottore che ti sta riducendo così. Non credi che sarebbe ora che gli parlassi io? Sì, dovresti. Comunque, Robert, c'è qualcosa di cui ti vuole parlare lui. Oh. Senti, io non voglio più avere bambini. D'accordo. Allora accetterai l'aborto. Aspetto un bambino, l'ho scoperto solo stamattina. Sì? Sì, sono io. Chi? Chi? Ma... Pronto? Pronto? Qualcosa a proposito del giornale. Sapeva quanto desiderava un bambino. Ebbene, ora non se la sente più. Dice che ci sono motivi che non la farebbero sentire all'altezza. Ha delle fissazioni. Si è messa in testa che vostro figlio è malvagio. Che vostro figlio è strano. Crede che nostro figlio sia malvagio? Comunque, in questo momento un altro figlio sarebbe senz'altro un disastro. In quale senso? Malvagio. È soltanto una fissazione. È convinta anche che il figlio non sia suo. La cosa più importante per lei ora è di acconsentire all'aborto. No. Ha qualche ragione precisa? Mi è stato predetto che la gravidanza sarebbe stata interrotta. Io mi batterò affinché non accada. Mi scusi, dottore. No, per favore, non se ne vada, signor Thorne. Mi dispiace, devo tornare a casa. Thank you.
Scusetta, ma cosa è successo? Un attimo solo. Scusi, ha qualcosa da dire? Ci può dire come? Per favore, signore. Qualche domanda per cortesia. Signore, un attimo. Può rilasciare qualche dichiarazione? Ci può dire qualcosa? Che notizia? Un attimo. La stampa deve... Un attimo. Ci dica com'è accaduto. Scusi, per favore. L'ambasciatore Thorne? Sì, dottore. Io mi chiamo John Becker. Dottore, come sta? Beh, si rimetterà. È là dentro. Il letto vicino alla finestra. Il dottor Fish. Il dottor Fish. Ha una commozione cerebrale e un omero rotto. E, beh, ha avuto una leggera emorragia interna. Un'emorragia? Sì. Ma è incinta, dottore? No. Lo ha perso. Purtroppo. Lo sa, deve ritenersi molto fortunato. È ancora viva. E con le opportune attenzioni potrà ancora avere dei figli. Lasciare che mi uccida. Non lasciare che mi uccida. Kate. 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 Sta tranquilla. Kate. Sì? Mi dispiace disturbarla, ambasciatore Thorne. Chi parla?
Mi chiamo Kate Jennings, signore. Il fotografo la cui macchina è stata fracassata all'ambasciata. Sarebbe possibile scambiare due parole con lei qui a casa mia? È per la macchina fotografica? No, no, non è per la macchina fotografica. Si tratta di lei, signor Thor. E della morte del prete. Oh. Vada avanti. Mi dica se nota qualche cosa di strano. No, che cosa? All'inizio pensavo che questo fosse solo un difetto della pellicola. Strana coincidenza. Qui la stessa cosa. Sorprendente, non trova? E questa l'ho scattata il giorno in cui lei era alla partita di rugby. Stessa cosa. Solo che questa volta è più pronunciata ed ha un preciso contatto con il corpo. Il resto, naturalmente, è storia. Non riesco a spiegarlo. Ecco perché ho iniziato a indagare. Il risultato dell'autopsia ha rilevato che era consumato dal cancro. Sotto morfina quasi continuamente. Se la iniettava da sé 2 o 3 volte al giorno. Sapeva che stava morendo? Sembra di sì. Infatti lo disse che voleva essere perdonato da Cristo. Stranamente il suo corpo era perfettamente normale, a parte un piccolo segno all'interno della coscia destra. Che cos'era? Erano 3-6. 666. Campo di concentramento. Lo pensavo anch'io. La biopsia ha accertato che era un angioma, una voglia. Aspetti, c'è anche di più. Pagine della Bibbia, a migliaia. Ogni millimetro delle pareti è ricoperto. Perfino le finestre. Sì. Aveva anche bisogno di essere vicino alla sua chiesa. Ce ne sono 47, le ho contate. Penso che cercasse di tenere fuori qualcosa, non è d'accordo? La polizia lo riteneva pazzo, quindi mi hanno permesso di venire qui a frugare per vedere se trovavo qualcosa di utile. Il primo elemento è un diario. Non c'è scritto niente su di lui, ma su di lei molto. A che ora usciva di casa, dove andava, in quali ristoranti andava a pranzo, gli orari dei suoi impegni e dei suoi appuntamenti. L'ultima annotazione dice che avrebbe dovuto incontrarla al Bishop's Park e porta la data del giorno in cui è morto. Gli elementi più importanti sono qui, ma per arrivare in fondo dobbiamo iniziare da questi. Questo primo ritaglio è dell'Astrologer's Monthly. Riferisce uno strano fenomeno. Una cometa cambia forma e diviene una stella splendente, come la stella di Betlemme 2000 anni fa, solo che questo fenomeno avveniva nel continente europeo e solo 5 anni fa. Il 6 di giugno, esattamente. Questa data le dice qualcosa? Sì. Allora ricorderà quest'altro ritaglio. È un annuncio di nascita, tratto da un giornale romano. La data è ancora il 6 di giugno, di 5 anni fa, il giorno in cui è nato suo figlio. Sesto mese, sesto giorno. È alle 6 del mattino che nacque suo figlio. Mi scusi, sto solo cercando di interpretare quel segno sul corpo, il 3-6. Se non le dispiace, signor Thorne, vorrei aiutarla a cercare di scoprirlo. No. Il problema è mio.
signore, si sbaglia, è un mio problema anche. Quando venni qui con la polizia, feci qualche fotografia. E in una c'è la mia immagine riflessa in quello specchio. So che mi crederai pazza, ma sono così spaventata. No, non avere paura. Starai bene qui. Starai veramente bene. Dottor Connor, in radiologia. Ah, lo so, starò bene. Sì, ma Damien. Parlerò alla signora Orton. Se ne occuperà lei. Signora Orton! Signora Orton! Ah, signora Bailo. Signore? Dov'è la signora Orton? Se n'è andata. È andata fuori? No, sono andati via. Hanno fatto le valigie e sono partiti. Hanno lasciato un indirizzo dove spedirgli l'ultimo stipendio. Ma la signora Orton non ha detto niente. Non hanno lasciato nessuna spiegazione. No, ma non si preoccupi. Saprò cavarmela. Indagherò su questa storia quando tornerò. Come vuole, signore. Ah, signora Bailo. Sì? Ieri notte ho visto quel cane in camera di Damien. Le avevo detto non chiaramente che... Non c'è più, signore. L'han portato via stamattina. No, non è questo. Ma come no? Questo è l'ospedale dei Cappuccini. Non è questo. Ma sì che è l'ospedale dei Cappuccini. No. No. Me lo ricordo. È vecchio, di mattoni. Questo è l'indirizzo giusto. Ah, è vero, c'è fu un incendio anni fa. Ma che cosa è successo? C'è fu un terribile incendio durante il quale il vecchio ospedale andò distrutto. Per forza che non potevo riconoscerlo se è stato completamente ricostruito. Sarà stato 5 anni fa. 5 anni fa? Sì. Ci aspetti, per favore. Ma certo. Il fuoco non avrà distrutto tutto. Saranno rimasti dei registri. Mi dispiace, ma purtroppo credo che sia andato proprio tutto distrutto. Ma non è possibile che ci fossero delle copie dei documenti da qualche altra parte. Io non so niente. Sorella, questo è molto importante. Un bambino che ho adottato qui e sto cercando di avere dei dati su. Mi dispiace, ma non ci sono state mai adozioni qui. Ce n'è stata una. No, signore. Non era una regolare adozione. Guardi che lei si sbaglia. Aspetti. I registri delle nascite. No. Se le dessi una data. No. Una data esatta. È inutile. Oh. L'incendio è scoppiato nella sala dei registri. Al piano interrato, tutti i documenti erano là. Il fuoco da laggiù ha investito la tromba delle scale. Il terzo piano è diventato un inferno. Il terzo piano? Della nursery e della maternità sono rimaste solo le ceneri. Voglio scusarmi. E del personale che ne è stato? Sì. Qualcuno sarà sopravvissuto? Sì, qualcuno. Io ricordo un uomo alto, un prete, occhi scuri, penetranti. Ah, sì, padre Spiletto. Sì. Era il padre superiore? Sì, era il direttore. Lui è... Sì, lui è vivo. Ed è qui? No. Sa dov'è? È in un monastero, a Frosinone. Molti furono portati là. Molti morirono. Forse lui ora è morto, però è sopravvissuto al fuoco. Rammento che si parlava allora di un miracolo. Ha detto Frosinone? Sì, il monastero di San Domenico. Dottor Valentini. Mille grazie, sorella. Prego. Per il dottor Valentini, chiamata urgente.
Ecco qua. Che cos'è? Quando i giudei ritornano a Sion. È quella la poesia. Quando i giudei ritornano a Sion. E c'era qualcosa a proposito di una cometa. Sì, c'è anche quello. La pioggia di stelle e il risorgere dell'impero romano. Questi dovrebbero essere gli eventi che segnalano la nascita dell'anticristo. Il figlio del diavolo. Comincia ad avere un senso. Gli ebrei sono effettivamente tornati in Palestina e c'è stata una cometa. E in quanto a risorgere dell'impero romano, gli studiosi dicono che può riferirsi alla formazione del mercato comune con centro a Roma. Un po' fantasioso. Sì, ma senta un po' questo. Nell'Apocalisse dice, egli sorgerà dal mare eterno. Beh, lui disse proprio così. Dal mare eterno, egli sorge creando eserciti su ambedue le sponde. E veniva subito dopo. Hanno già dato un'interpretazione del mare eterno come un riferimento al mondo della politica. Il mare che è costantemente agitato da tumulti e rivoluzioni. Quindi il figlio del diavolo sorgerà dal mondo della politica. Sembra che dobbiamo fermarci qui. Diamo un'occhiata. Andiamo. La sua mente funziona ancora, ma dopo l'incendio non ha più detto una parola. Gli diamo da mangiare e ci occupiamo di lui. E preghiamo per la sua guarigione quando avrà finito la sua penitenza. Quale penitenza? Guai al pastore che abbandona il suo gregge, che il suo braccio destro avvizzisca e il suo occhio destro perda la vista. Ho capito, ha perso la grazia. Ci può dire perché? Perché ha abbandonato Cristo. E come fa a sapere che ha abbandonato Cristo? Ce lo ha detto lui. Ma se non parla? Può muovere un poco la mano sinistra. Lo ha potuto scrivere. Noterete la linea curva sopra la testa. Sta ad indicare il cappuccio del monaco, il suo. I 3-6. 6 è il segno del diavolo. Ma perché 3-6? Noi pensiamo che significhi la trinità diabolica. Il diavolo, l'anticristo e il falso profeta. Padre, figliolo e spirito santo. Per ogni cosa santa ce n'è una diabolica. È questa l'essenza della tentazione. Padre Spiletto, mi chiamo Thorn. 5 anni fa, ricorda? Voglio sapere da dove veniva quel bambino. Lui non... Ha confessato a loro, ora confessi a me. Padre, cosa accadde? La prego, signore. Disse che conosceva la madre. Dove sta adesso? Devo insistere che lui non è in... La prego.
Dove sta? Su, risponda! Dove sta? Scusatemi. C'è un cimitero che si chiama così. Cerveteri. C'è un antico cimitero del periodo etrusco, Greppe di Sant'Angelo. Non sono che rovine. Dov'è questo posto, padre? Ma signore, non c'è niente là, solo delle tombe. Mi dica dov'è. Lo troverà sulle mappe. È più o meno a 40 chilometri a nord di Roma. Robert, venga qui!
Questa potrà... Morta. Il 6 giugno. 5 anni fa. Bambino Shan. È un maschietto. Stesso giorno. In ortu et morte etates coniunguntur. Nella nascita e nella morte le generazioni si ricongiungono. È mio figlio che è sepolto qui. Questa donna potrebbe essere la madre del bambino che avete adottato. Ma perché qui, in questo orribile posto?
Pronto? Pronto? Katy? Pronto, Robert, sei tu. Sono così contenta che hai chiamato. Katy, tesoro, ora ascoltami. Attentamente. Fai come ti dico. Voglio che tu lasci Londra adesso. Subito, ora. Ma come sarebbe lasciare Londra, tesoro? Non ti capisco. Telefonerò immediatamente all'ambasciata. Tom Fortman verrà a prenderti all'ospedale e ti porterà qui a Roma. Robert, come mai che è successo? Ti prego, tesoro, fai solo quello che ti dico. Preparati a partire. Vieni qui da me. Robert, non credo che riuscirò a muovermi molto bene. Io... Katy, fa quello che ti dico. Ok. Sì, d'accordo. Io cercherò di essere pronta per quando arriva. Va bene, tesoro. Chi è? C'è qualcuno lì? Tom, sei tu? Sì, sono io. Tom. Katy. Oh, Tom. Ora non... Non posso Ho scoperto cos'è la città di Megiddo. I giudei si radunavano sull'Armageddo. Il monte di Megiddo. La città ora è sepolta. Si trova a circa 60 miglia a sud di Gerusalemme. Sono in corso degli scavi lì. Se solo riuscisse a ricordarsi il nome dell'uomo che lei dovrebbe andare a trovare. È Buchenaken. Era un esorcista. Ho letto qualcosa su di lui. È così che si chiama. Ricordo bene la poesia. Quando i giudei ritornano a Sion e la cometa sfreccia in cielo e il sacro romano impero risorge, allora tu e io moriremo. Dal mare eterno egli sorge
creando eserciti su ambedue le sponde, mettendo l'uomo contro suo fratello, finché gli uomini non esistono. Katie è morta. Voglio che Damien muoia anche lui. Salve, signor Turner. Sono Bugenhagen. Che posto è questo? La valle di Israel. Città di Megiddo. Il posto dove nacque il cristianesimo. Il piccolo prete è già morto? Sì. Venga qui, signor Thorne. Dobbiamo metterci al lavoro. Ora lei vorrà scusarci. Devo parlare al signor Thorne da solo. D'accordo. Deve essere fatto in un luogo santo, una chiesa. Il suo sangue deve essere versato sull'altare di Dio. Questo primo coltello è molto importante. Esso estingue la vita fisica e forma il centro della croce. I colpi successivi estinguono la vita spirituale e devono andare verso l'esterno. Così. Qui non si tratta di un bambino umano. Non faccia sbagli. Ci sono prove. Oh, sì, signore. Una voglia inconfondibile. Una sequenza di sei. L'hanno, dice la Bibbia, tutti gli apostoli di Satana. Lui non ce l'ha. Eppure deve averla. Gli ho fatto il bagno. Conosco ogni centimetro del suo corpo. Se la voglia non è visibile sul corpo, è coperta dai capelli, allora. Glieli tagli. Ricordi, non deve avere la minima pietà. E la donna?
Lei è un apostolo di Satana. Morirà piuttosto che permettere questo. Voglio sapere che cosa ha detto. Ho il diritto di saperlo. Robert, voglio sapere che cosa ha detto. Senta, non sono uno spettatore. Sono quello che lo ha scoperto. Io sono quello che deve ucciderlo. Qui ho dei coltelli. Devo pugnalarlo, capisce? Vuole che ammazzi un innocente. Ma quello è il figlio del diavolo, Robert! Cosa ne sa lui? Forse si sbaglia. È insensato. Io non voglio avere niente a che fare con l'uccisione di un bambino. Non ha nessuna colpa! Non lo farò mai! Se non lo fa lei, allora lo farò io.
Corri, Damien, scappa! Corri, Damien! Banda 4 a controllo. Controllo a banda 4, vi ascolto. Banda 4 all'inseguimento. Ambasciatore americano, macchina bianca in fuga. Si dirige a nord, Seven East Road. Passo. Va bene. Non sarà facile, ma ci provo. C'è un'emergenza. Ne parliamo più tardi, d'accordo? Bene. Collegarsi con la centrale. Controllo a Zulu 7. Dovete collaborare con banda 4 nell'inseguimento di una macchina bianca. Probabile incidente diplomatico. Verso Old Church Road.
via! Fermo! Fermo, sparo! E così lasciamo questi resti mortali al loro riposo eterno e li affidiamo a nostro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Scorta! Attenti! Presenta! Puntate! Pronti? Fuoco! Puntate! Pronti? Fuoco! Mi scusi, signor Presidente, quando desidera andare la sua macchina è qui davanti. Tra un minuto. Sì, signor.